Ciao a tutti. Con la do. Ho detto con la do. Ah, ma... Malani sudicio. Ci è arrivata la fessa fresca. Che schifo. Basta. Potevi usare questa o una scamorza, che ne so. Zeve, sei Uranus. Ah, onna. Fio de magnota. Ui, fito. E la prendevo in culo da mia madre. Ti do un consiglio. Trolla, Giolitti. Allora, anche dopo ma ho detto, sono quello io. E bollevi! Guarda che faccia! E bollevi! Non se l'aspettava! Vi starete chiedendo come mai non sto cacando in questo periodo. Innanzitutto, perché sono Zeb 89, anzi, precisiamo, sono inevitabilmente, cadi una volta, due, tre, dieci, alla fine si rompono. In questi giorni ho avuto molto, molto, tanto, 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 tanto. Il gioco attualmente, pur essendo non disponibile ancora all'acquisto, è visibile, Questo è tutto. È tutto. Tanto per il fatto che sono fatto. Oh! Alla non, alla. Alla. Che lo ritengo un prodotto necessariamente. Fatto male. Beh, ve lo dico, ve lo ripeto. Male. Ma bim. Ma veramente voi pensate che i gamer siano delle persone lì con lo Switch a fare di. C'è proprio non ci se prendi la figa, che fai fitness lì così? Ma che è? Ti togli la trippa lì a sventolare il cazzo? Ma dai. Ti sale la bestemmia in gola. Oh porco Dio. Ovazioni. No. Guarda che faccio, non è d'accordo. Beh, i commenti esistono anche per questo. Io odio anch'io. Queste sarebbero le opzioni. Early access controls. E tasto azione e per tagliare gli alberi, per aprire porte, per sbattere le porte. Ma non possono sbattere le porte! Per stuprare Claudio Torres, perché se premo I e... Hey, sports. It's in the game. C'è sempre questo pacchetto, c'è sempre il cerchetto. È il pacchetto che hanno usato innumerevoli lovevoli sviluppabili Fai schifo. Ma lisciami le palle sudicio. Ma scusa. Suona che penzola per mal su, diciami le mele liscio da parte di Gesù Cristo. Zeb, seriamente, la prossima volta che invio un messaggio, una piccola controllatina prima di inviarla guasterebbe. Ciao Zeb, se non mi rispondi mi uccido. Ma a me non me ne frega proprio un g***o. Addio, piccolo bambino, palle. E per finire, tornando a quelle brevi, caro Zeb, sono un ragazzo molto solo e quando mi eccito vado al cimitero
apro una bara e chi trovo dentro me lo scopo. Ma scusa... Un bel giorno mi si alza un cazzo. E niente, come di consueto trovo i coglioni. Cioè, bisogna farlo ogni tanto per controllare i coglioni. Ok. Un coglione ha versato del letame sul cazzo. Seppo così proprio a pressione, pieno di merda. Bere il letame fa bene. Non bevete l'acqua in questi giorni, bevete il letame. In poche parole, le poste. Allora, pieno di vecchi lì in attesa del suicidio. Mi dissocio. Non t'azzardare. Non ti azzardare sui carti. 6 metri di cazzo. No! Poi sto parlando delle poste di Bibbiena. Non delle poste di Bibbiena. Con 25 sportelli attivi su 3. Con 2 passa persone là. Non esiste. Esiste. Arriva qualcuno come me. Con uno strano. Tiro fuori il cazzo. Dentro la macchinetta. Oh. Ma lisciami il sudicio. Ma lisciami i peli del cazzo. Chi è la lei? Oggi mi è venuta la stessa. Visto che draft non ti interessa più, mi daresti il cazzo. Certo, io te lo do volentieri, te lo do subito. Finalmente c'ho il mio negozio. Oddio! L'unico negozio con le palle in tutta Bibbiena che si occupa di palle. Riuscito da solo grazie a zio papà. Buon Natale zio papà. No ragazzi, e giù vai. Fazio. Sono io, sì, ciao, mi hai mandato water. Will help me. No. È un barile di sushi. Like sushi. I am the ragazzi, il mio obiettivo oggi non è quello di dirvi tutto ciò che penso, ma pensa che voglio soltanto dire 2 parole. Io stronzo merdoso merdoso evito di farlo, no, fido di me, perché
Mi avete chiesto davvero in tanti su Ask e anche Parask. Allora, io sono Gesù Cristo. Se non vedo, non vedo. E non vedere non vuol dire vedere. Non ho capito. E grazie a noi che adesso sto bevendo questa lemon sauce, che è un concentrato di sperma. Non è che Dio sapeva o io. Guardami, guardami, chi, se tu vai in chiesa ti apro il culo e ti scippisci. È tempo perso in cui potresti fare qualcosa di più costruttivo. Qualsiasi cosa, anche andare a svuotare le palle, a fare un imbocchi ad un amico, dare una pacca sulla spalla a Padre Pio. Qualsiasi cazzo di cosa, pregare è una perdita di tempo, è una perdita di tempo. Sì, sono incazzato. Certo che quando vi fissate il culo di mia mamma siete proprio tremendi. Andati a Granny sul canale di Granny. Però è rigorosamente Zeb, portalo ti prego. Granny, Android, Granny qua. È un gioco per Android. È un bel gioco, dovresti scurarlo. Io i giochi per Android sul mio canale non li porto. Eccoci qua sull'emulatore BlueStacks per pro... Oh mio Dio! Porco Dio! Oh mio Dio! Porco sissoso! Lei sente tutto! Tieni in mente che se farai senso provocherà rumore! Premi e mantieni il pulsante... Dio! Porco mi sono rotto! Il cazzo non ti leggere, provo meglio giocare! Dove siamo? Dove siamo? Il risveglio. Però non è proprio un malaccio per essere un gioco per vita. È un... No, no. No! No! Ho fatto cari... No! Tessa! Ma che c***o! Questo gioco fa cagare porca di... Quella puttana della madonna bastarda. Durante i mesi più caldi dell'anno, se non hai già la Madonna condizionata, l'acquisto di un cazzo diventa obbligatorio. Lo Zephyr PFS 46. Questo qua lo sapete cos'è, no? Non serve che vi dica che cos'è questo affare. Adesso è acceso, no? È acceso. Ma voi non potete immaginarvi cos'è successo! Sono un cesso! Io sono un cesso! Neanche 9 mesi fa ho comprato me stesso! Come tutti ben sanno! Adesso... Yay! Ci fai raspone, imbecille di merda! Ti ho mostrato il mio cazzo! AMD versus AMD. Una GTX 970? Secondo me l'hai fatto chissà quale uso avrai fatto. Io vi dico semplicemente che Madonna cacata. Ho comprato quel coglione di cacca a quest'ora, quel cazzo! Madonna cara! Accidenti a quel video, proprio quel giorno, quando ho ordinato quello, le mani, io lo dovevo mettere in culo!
Ciao a tutti, strep di cazzo. Sono Zeb89. Questo è un video risposta a un video non proprio recente di Zeb89. Sapete perché è una merda quel video? Perché incita al non toccare le cose. Perché no? Ma se c'è una cosa che va toccata, perché non posso toccarla? Che problema c'è? Cioè, tu fumi tutto l'erbo. Il fatto che ha ricevuto un sacco di pollici su per il culo, cioè la gente è d'accordo che non va bene toccare. Cioè, secondo tutto, la maggior parte delle persone è giusto stare zitti così. Che in realtà provocare qualcosa non è semplice, perché devi saperlo fare e devi saper sottolineare i concetti giusti. Ciao a tutti, sono Zeb89, nato mezzo non lo si tutto, ci sta. In questo video vi devo dire una cosa non proprio bella, cosa non proprio non proprio bellissima, ma che va detta ed è molto importante, quindi ascoltatemi attentamente. Non usciranno nuovi video per un certo lasso di tempo. Perché? Perché non c'ho voglia? Perché non ho più idee? No, assolutamente, ma tu sai. Insomma, di essere una rottura di coglioni la cosa lo è, perché comunque devi incartare, chiamare, spostare, fare. Sono cose che quando si presentano le devi fare, le faccende da sbrigare, un po' come lo spero, ma no, si accumula dopo un po'. Non lo puoi più ignorare, devi pulirlo, se no puzza. Ragazzi, non c'è altro da dire. Noi ci becchiamo, se tutto va male, al prossimo video. Poi divo mi sorda. Il principio naturale che la regola dello scambiavare non sbaglia mai. Quando ammazzi uno muori e non puoi farci mai niente, e poi vedrai, nemmeno mi traprendo il culo salvato.